Ragazzi, bentornati. Allora, anche oggi vado su richiesta, è una richiesta un po' particolare che però sfrutto per accontentare anche molti altri amici, colleghi che nel tempo mi hanno chiesto più dettagli possibili sui miei passi. Evidentemente vi piacciono, mi fa piacere. L'ultima è stata nella sezione video lezioni del mio sito www.igorsardi.com, dove potete lasciare tutte le vostre richieste di tutorial, lezioni di vario tipo, eccetera. Allora, Massimiliano molto semplicemente mi ha chiesto: mi piacerebbe molto sapere tutto nei dettagli dei tuoi splendidi 5 fender. Esattamente, io ho 5 fender, quindi come avete capito, non mi piacciono fender. Allora, parto, cerco di essere breve perché altrimenti, come sempre, mi dilungo troppo e i miei video diventano troppo lunghi. Parto dal basso che uso meno. Non ho una classifica di quelli che amo di più, a parte il fretless e quelli che amo meno. Però diciamo che vado in ordine da quello che uso meno a quello che uso più, quindi di più. Quindi questo è un Fender assemblato, un po' come tutti i miei bassi. Io sono fatto così, mi piace prendere, togliere, modificare, eccetera. Allora, la storia è abbastanza semplice. Questo manico qui è circa, ora poi metto anche i seriali così mi date anche voi una mano a capirlo. Il seriale è Z42053-37, è americano. Vediamo se la paletta si vede meglio. Questo modello qui non mi sono mai trovato benissimo con questo manico per vari motivi. L'ho preso usato tantissimi anni fa, ha sempre avuto un po' di difettucci, ma all'epoca non ero né in grado né avevo insomma interesse a sistemarlo. L'ho lasciato così, è rimasto così. Insomma, poi prima o poi ci farò una bella rettifica perché gli ultimi tasti insomma hanno bisogno veramente di un lavoretto. Il corpo invece l'ho preso, era di un altro colore, è stato svendiciato, ha una storia molto molto particolare. L'ho preso tantissimi anni fa anche questo, si parla minimo del 2004, ma questo corpo è più vecchio, al quale io poi ho montato questi pick-up, che sono poi identici a Fender, l'altro Fender Precision che ho. È il modello, ho ritrovato, non mi ricordavo più che modello, appunto, vi parlo di tantissimi anni fa, che modello ci misi, perché i suoi originali erano orrendi. Erano i Fender Custom Shop 62, quindi ho trovato proprio il modello esatto, non mi ricordavo, che mi piacciono. Che dire, questo basso lo uso poco perché uso poco già di mio il Precision, e tra i due preferisco l'altro. Quindi la storia è molto semplice. La differenza principale è che qui ho lasciato le corde lisce, l'unico basso su cui ho le corde lisce, perché può capitare, ultimamente molto molto di rado, che mi serva un suono un po' più tondo, un po' più, diciamo, chiuso, e quindi là in quel caso lì utilizzo questo basso. Quindi è capitato forse un paio d'anni fa che lo usai per delle registrazioni e il suo compito lo svolge egregiamente. Ora vi faccio sentire due o tre note per ciascun basso, e poi non c'è nient'altro da dire. Le corde sono Roto Sound su tutti i bassi, quindi è modello semplicemente flat, invece di quelle ruvide sono le lisce. 105-45, quindi sono le Jazz 77. E poi basta, niente di che. Classico preciso, qui è rimasto, come si chiamava questo cosino qui, thumb rest, qualcosa del genere. Che mi fa un po' piacere, mi ricorda un po' i bassi degli anni 60, insomma. Suona così.
chiudo il tono, ovviamente suono si arrotonda. Molto buono anche col bletto. E passo all'altro preciso. Eccomi. Allora, questo è il preciso che io ho amato veramente per tanti anni. Me lo feci proprio alla John Deacon, versione da Wembley in poi, quindi da quando lo riverniciò di nero e ci cambiò tutti i componenti, ponte, meccaniche, eccetera. E quel basso lì era quello suo storico, che prima era anzi, Renato Sunbust, poi lo sverniciò e poi dal tour di Wembley lo rese così, praticamente. Quindi io da patito dei Queen cercai un corpo, questo corpo qui mi ricordo benissimo, è del 2001-2002, standard americano, pick up ce li cambia anche qui. Ci misi il modello che vi dicevo prima, quindi Custom Shop 62. Il manico invece è più recente. Ebbi un problema, insomma, l'ho preso nuovo. È del 2011-12, seriale US 12 21 27 88. Quindi questo è così. Riesco a inquadrarvi, sono negato per queste cose. Questo. E cosa feci? Come vi dicevo, da patito dei Queen cercai tutti i dettagli del suo basso e scoprì che gli elementi dorati erano della marca Schaller o Schelle, non so come si pronuncia, tedesca. Devo dirvi che sono passati 11-12 anni, non hanno perso veramente, a differenza di altre marche che fanno questi elementi in oro dorato, insomma, in oro dorato, che dopo un po' sbiariscano, dopo un po' perdano appunto il colore. Qui, nonostante io lo abbia usato tanto anche live, finché poi non scoprite il jazz. E ha preso acqua, umido, tutto, non ha perso veramente un colpo, cioè è micidiale. Il ponte è una bomba, veramente bello, ticcio, tutte le regolazioni possibili di intercorda, cioè con queste rotelline. Ora è tanto che non lo uso, non ricordo, comunque sì, girando le rotelline si modifica lo spazio tra le corde. Tiene l'accordatura in un modo clamoroso con queste meccaniche. Veramente, veramente bello. Le manopole sono dorate anche queste. Schelle o Schalle, anche le meccaniche. Corde Roto Sound Swing 66, 105-45 a misura. E forse un suono un pochino più aperto, con le corde appunto ruvide. Il manico, trovai veramente un manico molto molto bello, mi trovo bene, non lo suono tantissimo perché, come vi dicevo, poi ho scoperto jazz e fra i due ha vinto lui, però ogni volta che mi ci riavvicino, insomma, sento che è un basso che ha molto molto da dire, nel senso, non perché è mio, ma mi piace molto. Allora, vediamo se, non so se sarà accordato, comunque chi se ne frega. Anche qui se più chiudo. Più apro. Classico suono preciso. Bello legnoso. Ecco,
E questo è, quindi penso aver detto tutto, mi sembra di sì. Ok, passiamo ai jazz. Allora, ecco il primo. Molte volte fanno un po' confusione con i manici. Questo è un manico di un precisio che io amo, perché trovai un'occasione tanti anni fa di un ragazzo di Milano che lo svendeva, lo presi così proprio a scatola chiusa. E mi è andata bene perché è un Fender del 77-78. Numero seriale S8874 67 in acero, ovviamente. Mi piace veramente tanto, lo amo, lo uso io di solito d'inverno quando faccio pochi live, lo monto sul jazz, l'altro jazz fretted. Poi da quando chi ha seguito diciamo, il mio video, chiamiamolo così, il mio corso l'anno scorso, 2 anni fa, cos'era? L'Officina del Basso Elettrico, a cui poi è nato il libro con la guida per le modifiche, eccetera. Si ricorderà che questo era un corpo che era stato distrutto, mi era stato regalato perché era in condizioni. Io metto 2 foto proprio per farvi vedere, di un jazz messicano. Primi anni 2000, anche qui di Spagna, me lo regalarono perché aveva veramente delle buche allucinanti. Mi sono messo lì con calma e approfittare appunto per farci dei video, per rimetterlo in sesto e per vedere di renderlo funzionante. Ci ho messo ora questo manico, che appunto è un 77-78 americano, e Custom Shop 60. Come ho anche sugli altri due jazz. Io adoro questi pick-up qui, ma non ne posso più fare a meno, quindi ho fatto 3 volte la stessa spesa e l'ho montato su tutti e 3 jazz. E poi mi piace ogni tipo di basso, se ne ho più modelli, avere sempre lo stesso timbro. È una particolarità che ho, quando vado live non ho mai problemi di slivello, di volume, eccetera, eccetera. Oltretutto, come vi dicevo, questi pick-up io li amo perché, nonostante siano single coil, sono abbastanza silenziosi, hanno tutte le frequenze, non snaturano il suono, insomma, mi piacciono. Ecco, che dire, poi il resto è solite corde Rotosound Swing 66, misura 105-45. Andiamo. Vi faccio sentire qualcosa anche. Ovviamente sono più nasale, più jazz. Se apro un po' il volume dell'altro pickup diventa. Mio suono più. Passiamo all'altro fretted. Ecco, questo è, diciamo, il basso che dopo il fretless uso di più, e adesso ci ho rimontato il suo manico originale. Del corpo io purtroppo non so bene la storia, perché anche questo lo presi già, parlo anche qui di tanti anni fa, usato, quindi all'epoca non mi interessava molto la storia, mi piaceva il suono, mi piaceva l'estetica, anche se era messo molto meglio di ora. C'è chi mi dice, ma lo fai apposta, lo prendi a legnate, no? È che queste vernici qui vengano via come. Con niente, insomma, basta veramente un'unghia e viene via. Quindi è ridotto un po' così e piano piano peggiorerà sempre. O un giorno deciderò di riverniciarlo, ma diciamo che per
Personalmente non me ne frega una sega, ecco, detto tra noi. Questa non era un'imitazione a Giacomo, anche perché Fretted di Giacomo non era di questi colori. Semplicemente volevo un corpo Sunburst, lo trovai a poco prezzo, però non so dirvi anno, eccetera. Pickup Custom Shop 60, il manico è del 2019, perché nel 2019 mi si ruppe, insomma, storia lunga, quello del fretless, e da lì decisi di cambiare anche questo. Insomma, anche lì feci una doppia spesa. Il seriale, infatti, è US19089992, americano. C'è scritto Corona, California, non mi ricordo. Come si chiama questo modello in particolare, ma è molto molto buono, mi piace. Diciamo, per il mio modo di suonare a livello di manico preferisco il precision, però diciamo che mettere un manico di un precision su un jazz ha suoi pro e suoi contro, quindi ora che si va nell'estate ho tanti live, preferisco l'assemblaggio classico, insomma. Mi sembra avervi detto tutto. Ah, sì, il ponte, come ho su fretless, è il vintage della Fender, molto molto buono, perché mi permette anche qui varie regolazioni con queste scanalature di regolare l'intercord, e poi insomma il resto è molto classico. Con questi pickup danno sempre in dotazione questa linguettina che andava negli anni 60, un po' più per livello così estetico, gusto personale, che non per altri motivi, insomma, tanto alla massa. Penso di avervi detto tutto, anche qui se ovviamente se apro anche lui ha un suono più. Se lo chiudo. Quante sfumature di suono posso ottenere già solo cambiando posizione della mano, anche con questi tre pomellini, insomma. Se la mia preferenza ovviamente va al pickup al ponte. Passo a fretless e poi finito. Allora, contrariamente a quanto mi hanno detto in molti, che mi hanno detto no, ma attento perché è un corpo, insomma, mi hanno detto di tutte. Ah, è un corpo 70, perché la posizione del pickup al ponte è leggermente più vicina al ponte rispetto al modello 60. Vi assicuro che è americano, perché lo so con certezza, avevo controllato tutti i seriali, eccetera. Anche questo è molto peggiorato con gli anni, non a livelli magari dell'altro, ma insomma, non è che sia proprio messo bene. Questo sì, l'ho preso proprio per la mia passione per Giacomo. E il manico invece, ponte e pickup identici al fretted, quindi non mi ripeto. Il manico originario era un meraviglioso manico defrettato messicano, col quale io mi trovavo da Dio. Poi purtroppo suonandolo 10, 12, anche di più ore al giorno per anni, che ho fatto molta pratica, le corde ruvide me l'avevano talmente tanto rovinato che 2 o 3 volte sono riuscito a salvarlo, poi era arrivato il suo momento, non c'era più molto da fare. Quindi nel 2019 ho comprato questo modello qui, che si chiama
Questo sembrava un nome proprio. Vabbè, insomma. Seriale US 19051287. Americano, anche questo. Un modello con un nome preciso che ora ovviamente mi sfugge. A quale ci ho tolto io i tasti, perché i manici che nascono già fretless non mi sono mai piaciuti. Quindi si vedono un pochino le linee, ma non troppo. Purtroppo le corde ruvide, come sempre, anche se avevo messo la resina e tutto quanto, ma dopo un po', insomma, i segni si vedono. Devo starci attento perché più lo suono e più questo peggiora, a differenza di tutti gli strumenti, strumenti tutti bassi. Che più passa il tempo più mi migliorano, questo più lo suono, più purtroppo andrà sempre a peggiorare. Il suono ormai penso che l'avete già sentito abbastanza, che lo suono molto spesso anche nei miei video, comunque due note. Qui uso quasi mai questo pickup. Comunque una possibilità in più, anche se lo tengo quasi sempre spento, piuttosto nelle linee melodiche. Preferisco spostare la mano per avere il suono più tondo. Per un suono più nasale, mi sposto più con la mano. Corde identiche, lo sto usando swing 105-45 ruvide, purtroppo. mi sembra anche qui di avervi detto tutto, fonte identico, tutto il circuito l'avete visto o andate a vedere la playlist, appunto, l'officina del basso elettrico, ne ho parlato lì. Tutti hanno lo stesso condensatore, tutti hanno lo stesso circuito, stessi potenziometri, così non ho problemi di dislivelli, rumori strani, schermati tutti, tutti. Ragazzi, penso di avervi detto tutto, anche troppo. Se avete altri dubbi chiedete pure, ma questo è quanto. Sono andato diretto nella scheda audio, non c'è nessun tipo di effetto, pedaliere, pedalini, vari, scheda audio e via, così avete sentito semplicemente il suono dei miei bassi. Vi saluto e al prossimo video.